Benvenuti a tutti voi, cari amici di Media 24. Mentre la cronaca italiana è tutta concentrata sul nuovo governo di Giorgia Meloni, fuori dai nostri confini, l'economia europea e soprattutto la guerra in Ucraina mordono la nostra stabilità e sicurezza. Il nostro commento. La cronaca quotidiana è tutta immersa nel dopo elezioni con il racconto del lavoro che Giorgia Meloni sta conducendo per la formazione del nuovo governo, il caro bollette che incombe ogni giorno di più sulle famiglie e sulle imprese, l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che incontra molte difficoltà. È un'Europa che, dopo aver dimostrato molta compattezza nella lotta alla pandemia, ora tentenna sulle misure da adottare contro l'aumento vertiginoso del gas e del petrolio. Addirittura la Germania ha varato un piano da 200 miliardi in 3 anni per mettere in sicurezza il suo sistema produttivo e sociale, sollevando le critiche, soprattutto italiane, per una sorta di tradimento all'unità europea, dimenticando che i conti tedeschi sono in ordine, mentre i nostri affogano in un debito pubblico spaventoso. Su questo punto torneremo in un prossimo commento. Quello di cui oggi vorrei parlare è la ragione prima che ha causato gran parte di questa voragine economica determinata dalla guerra che si sta combattendo in Ucraina. Le sanzioni, le giuste sanzioni che sono state imposte alla Russia hanno un effetto boomerang, si riflettono pesantemente sulle nostre economie e se fanno male sicuramente a Putin e al suo sistema di potere militare ed economico, altrettanto si ripercuotono su di noi con effetti che pesano sui bilanci familiari e sull'economia delle imprese. Logica vorrebbe che di fronte all'unanime o quasi volontà europea di imporre pesanti sanzioni economiche alla Russia vi fosse un'altrettanto unanime volontà a sostenere le ricadute negative che tali sanzioni comportano. E qui come sempre casca l'asino, perché i paesi europei più forti economicamente e con bilanci in ordine recalcitrano di fronte all'idea di correre in soccorso di paesi che non si trovano nelle stesse condizioni e che pretenderebbero dall'Europa gesti di solidarietà e di aiuto. È il punto debole dell'Europa che Putin conosce molto bene e su cui sta giocando le sue carte, la debolezza politica dell'Europa incapace di condividere un'idea di nazione comune, gli Stati Uniti d'Europa. E così ci sono altri Stati Uniti, quelli d'America, che come sempre surrogano il vuoto lasciato dagli europei per compensare l'aggressività dell'orso russo. Tutto ciò accade mentre un lungo treno della brigata nucleare del Cremlino sta viaggiando verso i confini ucraini per testare, così sembrerebbe da voci inglesi, una bomba atomica tattica. Mentre con un referendum farsa Putin ha dichiarato territorio russo le repubbliche del Donbass, l'esercito ucraino, armato dall'Occidente, avanza e riconquista posizioni. Non è escluso che lo zar di Mosca, messo alle strette, non ceda ai falchi del suo regime e non prema il bottone rosso della guerra nucleare proprio nel cuore dell'Europa. È una prospettiva da brividi che purtroppo si sta rivelando più concreta di quanto non potessimo immaginare. Mentre gli sforzi per condurre a un cessate il fuoco e all'apertura di un tavolo negoziale si sono affievoliti per lasciare totalmente il posto a un'escalation militare sempre più insidiosa. E per rincarare la dose ci si è messo anche il dittatore nordcoreano, lanciando un missile intercontinentale che ha sorvolato il Giappone, ricordando al mondo intero che esiste un'altra area del mondo non meno inquieta di quella europea e che potrebbe dare luogo ad altri pericolosi conflitti. Una seria riflessione su questi temi credo vada fatta, perché se le guerre diventano il filo conduttore di questo inizio di secolo, è facile pensare che il futuro del mondo si trasformerà nella scenografia di un disastro globale da cui nessuno si salverà.
E la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna del Comune di Pordenone e l'Assessorato alle pari opportunità esprimono la propria vicinanza e la piena solidarietà alle donne e agli uomini che stanno protestando nelle piazze iraniane contro il regime a seguito dell'uccisione da parte della polizia morale della 22enne Mahsa Amini per aver indossato male il velo e della repressione violenta delle successive proteste che hanno provocato la morte della ventenne Hadis Najafi. Di fronte a questi gravissimi fatti e alla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali, afferma l'assessore alle pari opportunità Guglielmina Cucci, non possiamo rimanere indifferenti e condanniamo fermamente quanto accaduto, esprimendo il pieno sostegno al processo di liberazione e conquista dei diritti delle donne iraniane. E da Strasburgo arriva oggi una chiara indicazione: l'acquacultura europea può e deve essere al centro delle politiche agroalimentari dell'Unione Europea. Il suo potenziale di crescita non è ancora sfruttato appieno dagli allevamenti europei, arriva solo il 10% del pesce consumato dai cittadini, mentre su scala globale tale quota supera il 50%. Il risultato è che l'Europa importa oltre il 70% dei prodotti ittici che consuma. È ora di invertire la rotta, promuovere la nostra acquacoltura, vuol dire ridurre la dipendenza dall'estero, ma anche avere prodotti alimentari sostenibili e di qualità e creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle regioni costiere. Lo dice l'eurodeputata della Lega Rosanna Conte, commentando il report sull'acquacoltura approvato dal Parlamento europeo a Strasburgo. Abbiamo dato il via libera ai lavori di manutenzione di una nuova serie di marciapiedi in città, lo annuncia il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Udine, Loris Michelini. Si tratta, ha spiegato Michelini, di un'opera di 500.000 euro che coinvolgerà via Nodari e Lupieri, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone e via Brigata Re Adige. Saranno eliminate le barriere architettoniche, realizzando percorsi dotati degli abbassamenti necessari all'attraversamento delle carreggiate stradali da parte di utenti disabili. Saranno inoltre realizzati ex novo dei tratti di marciapiede sulle banchine stradali, delimitati da nuove cordonate e cunette provviste di nuove caditoie per la raccolta delle acque piovane e di pavimentazioni omogenee realizzate in calcestruzzo o porfido. Appello al nuovo governo da parte della Fondazione Think Tank per il completamento della terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste, con la richiesta di stanziare subito le risorse per aprire cantieri attivi 24 ore su 24. La Fondazione Think Tank Nord-Est chiede di procedere con strumenti eccezionali per risolvere l'emergenza della sicurezza. La A4 è un'autostrada strategica per tutta l'Europa, dovrà essere una priorità per il prossimo ministro delle infrastrutture. E domani, giovedì 6 settembre, sarà firmato dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dal presidente Michelangelo Agrusti il protocollo d'intesa tra il Comune di Pordenone e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico, finalizzato alla stipula di una convenzione per la gestione degli spazi dell'ex birreria. Un'ottima notizia. Per le ragioni di straordinarietà e urgenza legate alla tutela dell'acqua che si stanno verificando in Regione Friuli Venezia Giulia e che determinano una grave crisi idrica con una lenta ma progressiva diminuzione della produzione d'acqua a servizio delle reti di acquedotto delle sorgenti, in particolare di quelle provenienti dai pozzi di falda, è stata emessa dal Comune di Pordenone una nuova ordinanza che proroga le misure di limitazione dell'uso dell'acqua potabile della rete pubblica di acquedotto durante la giornata per ulteriori 2 mesi, ovvero fino al prossimo 30 novembre. Apre sabato 8 ottobre con l'evento inaugurale in programma alle ore 17 nell'auditorium Lino Zanussi della Casa dello Studente di Pordenone la 14ª edizione di Sentieri Illustrati, dedicata al coloratissimo mondo di Altan, il grande disegnatore italiano che oltre 40 anni fa ha disegnato per la prima volta Pimpa, la tenerissima cagnolina a pois rossi amata da tante generazioni di bambini e dai loro genitori. Promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone, la mostra Francesco Tullio Altan,
Pimpa e i suoi amici si inaugura con l'incontro che vedrà protagonista il geniale cartoonist a tu per tu con le sue giovani lettrici e i giovani lettori. All'incontro farà seguito la vernice del percorso espositivo allestito negli spazi della Galleria Sagittaria, visitabile fino al 27 novembre prossimo. E il prossimo 9 ottobre si svolgerà a Trieste la 54esima edizione della Barcolana. Come ogni anno, l'evento sarà preceduto da molte iniziative collaterali. In particolare, nella mattinata di oggi, in Porto Vecchio, presso l'Auditorium Generali, la Questura di Trieste, in stretta collaborazione con il Compartimento di Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, ha incontrato in presenza ed in streaming insegnanti e studenti delle scuole secondarie della regione per l'evento titolato Aters e Piccoli Eroi con la Polizia di Stato alla Barcolana per una navigazione online più sicura. E in occasione della giornata del contemporaneo, indetta dall'Associazione Musei di Arte Contemporanea Italiani, la compagnia artistica Area Area accompagnerà il prossimo 8 ottobre il pubblico a scoprire le opere esposte alla mostra Contrappunto 02 presso Casa Cavazzini, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine. I visitatori saranno coinvolti e guidati tramite una serie di performance di danza contemporanea che avranno luogo nelle sale espositive con l'obiettivo di mettere in relazione tra loro i formati e le modalità di fruizione del museo, avvicinando così nuovi spettatori alle arti performative contemporanee. Non è un mistero che Gusti di Frontiera attragga gente da tutta l'Europa e l'ultima edizione appena conclusa, la prima post-Covid, non solo ha confermato il grande appeal popolare internazionale dell'evento, ma ha anche messo in luce un forte interesse verso il format. Ad esprimerlo in particolare è stato Balaik Zoltan, sindaco del comune ungherese di Zalegerze, gemellata con Gorizia, che insieme a una folta delegazione ha partecipato alla manifestazione ed è stato ricevuto in municipio dal sindaco Rodolfo Ziberna con il consigliere comunale Roberto Sartori e Fabio Gentile, che ha avuto un ruolo importante e che lo riveste ancora nei rapporti fra le due città. Giocare puntando in partenza al massimo degli obiettivi quest'anno in Serie D sarà molto più complicato. Conseguenza della prossima riforma dei campionati che lascia la porta aperta per il salto di categoria a ben poche squadre. La Sano Basket, presentato ufficialmente presso la sala consigliare della BCC Pordenonese e Monsile, ha comunque tutte le intenzioni di ricoprire il ruolo dell'outsider. Rispetto alla scorsa stagione, il sodalizio azzanese si è rifatto abbondantemente il look. Tanti volti nuovi a partire dall'allenatore, Eleonora Carrer, l'unica rappresentante del gentil sesso a guidare una squadra maschile nel campionato di Serie D del Friuli Venezia Giulia. Io sono presidente da poco più di un anno e l'anno scorso abbiamo fatto un campionato discreto, giusto il tempo per salvarsi, ma la squadra diciamo era arrivata alla fine del suo ciclo e così abbiamo deciso di cambiare, rivoluzionare. A cominciare dal coach, che ci siamo molto orgogliosi di avere l'unica donna come allenatrice, e poi abbiamo recuperato in giro tutti i ragazzi di Azzano che avevano fatto le giovanili di Azzano. Abbiamo fatto una squadra giovane di qua praticamente tutti i ragazzi di Azzano. Diciamo che sulla carta siamo una bella squadra, forte, possiamo ottenere dei buoni risultati. I ragazzi sono molto uniti, sono entusiasti, è una squadra che piace per questo, si vede fin dall'inizio. Per il momento sono molto soddisfatto dell'ambiente che si è creato fra di loro, poi i risultati dipendono anche da un po' di fortuna e di tanti fattori che magari non comunque sì, noi abbiamo delle buone possibilità. Ecco. Una squadra già partita con il piede giusto, andando a vincere nella gara d'esordio contro una delle maggiori accreditate al salto di categoria come la Collinare Fagagna. Allora è un buon inizio per noi, siamo molto contenti, la partita era veramente difficile, loro erano una squadra esperta con Ellero, Principe e Bortolucci su tutti, è stato difficile marcarli, però i nostri ragazzi sono stati bravi a mantenere la calma perché loro a un certo punto avevano messa sulla bagarre. Siamo sempre stati in vantaggio, ci hanno recuperato fino a un punto di scarto, però poi Pezzuti con una freddezza storica è riuscito a fare 2 su 2 liberi e abbiamo portato a casa la partita. Noi sicuramente non giochiamo per perdere,
La squadra, non mi nascondo, è competitiva, però l'obiettivo deve essere divertirsi e fare, esprimere il miglior basket possibile. Poi quello che arriverà, arriverà, saremo felici. E grande soddisfazione da ambo le parti anche per la prosecuzione del rapporto di sponsorizzazione con la BCC Pordenonese e Monsile. Sì, senz'altro, abbiamo affiancato Lazzano Basket già molti anni fa, prima come sostegno, diciamo, all'attività dell'associazione, quindi l'attività giovanile di prima squadra, poi 6 anni fa invece abbiamo preso in mano la sponsorizzazione diretta della squadra, da quando è arrivata in Serie D sostanzialmente, e quindi da lì è nata questa collaborazione più profonda che stiamo portando avanti e porteremo avanti ancora. Vedo che il clima all'interno della squadra è molto positivo e quindi questo ci conforta, vuol dire che abbiamo intrapreso una strada giusta. Ecco, una sponsorizzazione ovviamente rivolta sia il sociale, ma c'è anche un ritorno d'immagine per quanto vi riguarda. Assolutamente sì, portano un'immagine positiva di impegno e di qualità nello sport e anche di comportamento. Abbiamo sempre unito questi aspetti, anche l'aspetto scolastico, l'aspetto dell'attenzione verso lo studio dei giovani, l'abbiamo sempre unito. A questo scopo abbiamo sponsorizzato per ben 10 anni la borsa di studio Matteo Molente. Quindi è stata una collaborazione su diversi aspetti con questa società e ci ha sempre portato degli ottimi risultati. Si è poi parlato anche di settore giovanile molto attivo, che da quest'anno ha anche aderito al progetto della APU Udine. Sì, noi abbiamo dal mini basket alle esordienti, l'under 15, l'under 17, l'under 19, e come un po' tutte le società abbiamo subito con il Covid purtroppo una diminuzione degli iscritti, no? E abbiamo un po' di difficoltà, prima avevamo qualche giocatore in più, speriamo adesso di riprendere, perché partiamo dal mini basket, poi ci portiamo avanti i ragazzi e costruiamo man mano le squadre. Comunque siamo riusciti a fare quasi tutte le squadre, quindi questo. Siamo contenti di questo. E per concludere mandiamo in onda le immagini con il commento dell'ultima partita del Portogruaro Calcio Femminile. Anche quest'anno gli infortuni non si fanno mancare, gli interventi chirurgici a Silvia Scudeler e Alessandra Spagnolo fortunatamente sono andati entrambi bene grazie al lavoro eseguito dall'equipe medica che ha operato le due giocatrici. Alle tenaci Alessandra e Silvia auguriamo una veloce guarigione per poterle vedere presto a combattere ancora in campo. Arriva il momento dell'esame più difficile per il Portogruaro, reduce dalla vittoria nel derby in casa del Padova a metà settimana, ma atteso dalla sfida difficilissima contro il Lumezzane di coach Mazza, 19 gol fatti e 3 partite su 3 vinte, numeri confermati dalla conclusione volante di Picchi al secondo minuto che mette paura a Fontana. E il Portogruaro però riesce nei primi 30 minuti a limitare le avanzate ospiti ai soli tiri da fuori, come in questo caso con Asperti che si gira e testa i riflessi di Fontana, che risponde presente e sarà protagonista, la numero 8 del Lumezzane. Come in questo caso, 10° minuto, conclusione della numero 8 che si infrange sulla traversa dopo sponda di Picchi, prima grande occasione della partita per il Lumezzane. Ancora in avanti le ospiti, Redolfi, la manca Velati, arriva Picchi in spaccata e palla che termina fuori di poco sul fondo. Ancora Portogruaro però che tenta la sortita in avanti, Spollero, Battagliotto con la punta, blocca Gritti. 23esimo, cross di Redolfi affilato dalla bandierina per il colpo di testa di Picchi che colpisce anche il palo. Quello che conta è però l'1-0 per il Lumezzane che arriva al 23esimo e sblocca quindi l'equilibrio. Lumezzane da squadra esperta sfrutta il momento favorevole e Velati controlla il limite e conclude sull'angolo di destra della porta difesa da Fontana, 2-0 nel giro di 7 minuti, partita già indirizzata. Ancora pericoloso il Lumezzane, Velati a 2 passi dalla porta, però Matiz si immola, vedete, per salvare la propria porta. Andiamo con le immagini di Gabriele Zoia nella ripresa, subito occasione, sinistro di Picchi, Fontana, il palo arriva però, Asperti e Chiarot sulla linea, deve salvare il Portogruaro. Dal
calcio d'angolo però che seguirà. Nel frattempo rivediamo a botta sicura Asperti. Dal calcio d'angolo, dicevamo, siamo al quarto minuto, va la solita Redolfi, viene orchestrato uno schema in area del Portogruaro che porta alla conclusione la solita Picchi, sesto gol in campionato per lei e 3-0 che indirizza pesantemente la gara del Mecchia. Rivediamo qui serie di movimenti che portano alla conclusione la numero 9. Gara definitivamente chiusa al 18esimo, sfonda Belotti, palla per Asperti che trova il gol personale dopo diversi tentativi. Meritato per Asperti il gol, il 4-0 del Lumezzane che dunque chiude la contesa. Ancora però pericoloso il Lumezzane, Belotti, Minutello sulla linea, salva il possibile 5-0. Rivediamo qui Belotti, penetrazione profonda per lei e salvataggio provvidenziale di Minutello. Da lì in poi partita che perde di ritmo a causa dei cambi e si incanala verso lo 0-4. Un saluto da Davide Gasparotto. E con questa ultima notizia io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e vi rimando alle prossime edizioni.